La ghirlanda dei tuoi sogni a meno di 5 euro. Benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video bellissimo, ragazzi. Avrei potuto intitolarlo anche come trasformare 4 euro in 70 e forse sarebbe stato più clickbait, ma neanche tanto perché è la verità. Oggi faremo una ghirlanda meravigliosa con materiali poverissimi e che diventa una maestosità da appendere alla porta. Volete vederla? Eccola qua la mia ghirlanda. A comprarla in un negozio spenderemmo circa 70-60 euro. Questa l'abbiamo fatta con 4 euro e poco più. E allora, prima di andare di là, mi raccomando, pollice in su, condivisione sulla fiducia e soprattutto venitemi a trovare su Facebook, su Instagram e sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Ora spostiamoci di là e andiamo a vedere la ghirlanda dei vostri sogni come si fa. Ed ecco l'occorrente per la nostra ghirlanda natalizia. L'elemento principale, le pigne. Io ho scelto questa tipologia qua che raccolgo nel mio giardino di Milo. Voi scegliete la pigna che più si addice al vostro gusto e quella che reperite più facilmente. Un anello in polistirolo di quelli che servono proprio per fare le ghirlande. Io l'ho preso enorme. Non so nemmeno, penso che abbia 20-30 di 40 centimetri. Voi prendete quello che più si addice alle vostre necessità. Della colla vinilica, non usate la colla acetovinilica, per capirci, non usate questo tipo di collanti perché questi contengono acetone e vanno a sciogliere il polistirolo, mentre la colla vinilica è perfetta. Può occorrerci un tagliabalza, un filo di spago abbastanza lungo, almeno un 60 cm, pistola per colla a caldo e relativa stecca, e poi delle strisce di carta che possono essere anche carta di giornale. Io ho qui della carta pacchi, mi servirà per coprire tutto l'anello. Sono indecisa, lo scopriremo insieme se lo useremo, un acrilico bianco, non so se darò l'effetto neve alla ghirlanda. Forse le useremo, forse no, queste vecchie decorazioni che andrò a riciclare e andrò ad inserire nella mia ghirlanda per arricchirla ulteriormente. Iniziamo subito. Come prima cosa prendo la colla vinilica e cospargo tutta la superficie della mia ghirlanda. Prendo le strisce che avevo tagliato prima, le stacco a pezzetti e le faccio aderire perfettamente. Una volta fatta tutta la parte anteriore, passiamo la colla anche sul retro, così, e portiamo in dentro tutti i lembi della parte superiore. E poi piano piano ricopro anche la parte inferiore con i pezzetti di carta e colla. Dopo aver foderato tutto il nostro anello, iniziamo a comporre la nostra ghirlanda. Io inizierò dal centro e andrò a creare una composizione, vedete come? Così, una attorno all'altra. E mi aiuterò naturalmente nel far questo con la colla a caldo. Vedrete cadere tanta terra dalle mie pigne perché la terra dell'Etna, queste le ho prese a Milo e quindi Milo era totalmente ricoperta da terra. Preferisco tenerla adagiata a terra perché voglio che la mia ghirlanda
sia in piano, cioè che le pigne non vadano indietro, in maniera tale da poter essere poi appoggiata senza avere problemi. Ora faccio il giro esterno, sempre alla stessa maniera, inclinando le pigne verso l'alto, così. Dopo i primi due giri esterni inizio i due giri interni, questi li faccio andare avanti contemporaneamente, quindi con la caldo e inserisco sia a destra che a sinistra. E adesso riempiamo il centrale. Già così è bellissima, però io voglio dare un tocchetto di neve, quindi prendo dell'acrilico bianco, sporco con l'acqua e semplicemente andrò a passare un po' così sulle pigne. Questo renderà molto evidenti tutti i fili di colla a caldo. Bene, quando li individuate toglieteli. E adesso quella qualche pallina rossa. Dalle decorazioni stacco le palline rosse e adorno tutta la mia composizione. Adesso, una volta completato tutta la decorazione, giriamola dall'altra parte e attacchiamo il laccio. Facciamo asciugare e voilà, ghirlanda finita. A me piace così opaca, se voi la volete lucida spennellatela con della gomma lacca oppure con della vernice acrilica lucida, ma prima di mettere le palline rosse, mi raccomando. E vi faccio vedere le foto. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, perché per una ghirlanda così, se la voleste comprare in un negozio, spendereste dai 50 ai 70 euro e invece con 3 euro di anello di polistirolo, una giornata in montagna a raccogliere pigne e qualche vecchia decorazione, voilà, il gioco è fatto. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo.
visto che bella, ma non è preziosa, bella, tutta naturale con queste bacche rosse naturalmente artificiali che le danno quello sprint per venire fuori, ma anche color legno bellissima e anche senza le palline rosse, bella per gli ambienti più nordici e più moderni. Se questo video vi è piaciuto io mi aspetto un mega pollice in su e una super condivisione mondiale e adesso che dire, preparate il vostro Natale e magari metteteci un pezzettino di arte per te fuori dalla porta. Bene, noi ci vediamo sempre qui per un nuovo video creativo e buona preparazione al Natale. E ricordate sempre che per un bel Natale non servono soldi, ma solo tanta creatività. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!